Buonasera a tutti e bentrovati nel canale, benvenuti in questo nuovo video, ovviamente dedicato al sorteggio delle Nitto ATP Finals. A commentare un po' i gironi che sono usciti oggi intorno alle 1 a Torino. Parleremo dei gironi, faremo un po' l'analisi di quello che potrebbe succedere, di più o meno come si potrebbero svolgere le varie giornate, visto che molti di voi hanno i biglietti e quindi giusto per chiarire cosa potreste vedere, non prima di avervi invitato ad iscrivervi al canale, a lasciare like al video, attivare la campanella per le notifiche e andare appunto sul sito internet del Fantatennis, www.fantatennis.net. Domani alle 19 una diretta un po' rabberciata perché sto studiando come fare per farla bene, ma probabilmente sarò un po' casereccia del sorteggio per gli 8 che sono arrivati alle finals del percorso tornei, per scoprire chi avrà chi, che quale tennista sarà abbinato al fantatennista, e quindi venite nella diretta. E poi ovviamente cominceranno le finals, però andate sul sito del Fantatennis e con il modulo iscrivetevi già per la prossima edizione e iscrivetevi al canale. Allora, sorteggio delle finals che ha visto questi due raggruppamenti: il gruppo Ilinastase, quello con Sinner, Medvedev, Fritz e De Minaur, e il gruppo Newcomb con Zverev, Alcaraz, Ruud e Rublev. Allora, c'è un evidente squilibrio nei due gironi e lo squilibrio è dovuto a Fritz, nel senso che il girone di Fritz è sicuramente più complicato rispetto al girone di Ruud. Sinner prende Fritz, prende De Minaur, con cui ha sempre vinto, ma che è un avversario comunque che magari riequilibra un po', perché forse sarebbe stato un pochino più pericoloso Rublev, però diciamo che come difficoltà, e lo dice la somma delle teste di serie 1, 4, 5, 7, se si sommano scusate, se si somma il totale delle teste di serie fa 17, nell'altro girone 8 e 8 e 6, 14 e 3, 17 e 2, 19. Quindi a livello di forza numerica il girone di Sinner è un girone più complicato perché ha numeri più bassi, ha teste di serie più basse rispetto al gruppo di là, e ha un altro svantaggio, ovvero quello di portare comunque vada, che si arrivi primi o si arrivi secondi, Sinner ha una semifinale abbastanza complicata, cioè era preferibile avere Alcaraz nel proprio raggruppamento, a parte che sarebbe cambiato poco perché Medvedev sarebbe andato di là, ma questo Medvedev può non passare il girone. Il Medvedev visto a Parigi può rischiare anche con Fritz, sarà decisivo, poi ne parleremo alla prima partita. E quindi se Sinner dovesse passare primo nel gruppo, cosa abbastanza probabile, poi avrà comunque una semifinale complicata perché dall'altra parte Zverev e Alcaraz, sì, Alcaraz è un po' in crisi, è un po' in difficoltà, tutto ciò che volete, però insomma è abbastanza improbabile che Zverev e Alcaraz non siano i due giocatori che avanzano al sabato della settimana torinese, e quindi o primo o secondo l'avversario di Sinner in semifinale dovrebbe essere uno fra Zverev e Alcaraz, e poi eventualmente in finale o l'altro, o comunque semmai Medvedev che fa il miracolo, Medvedev o Fritz, da ritrovarsi poi nell'eventuale finale che battono l'altro. Quindi io non sono, diciamo, non sono soddisfatto dopo averci riflettuto qualche ora. Al momento del sorteggio, diciamo che
avevo visto il girone come un girone, sì, con Minaur Vinci, con Fritz Vinci, con anche se perdi con Medvedev con due vittorie passi, e quindi la cosa mi aveva lasciato abbastanza soddisfatto. Poi ripensandoci, però, insomma, il girone è complicato ed è complicato nei numeri, ve l'ho detto, la somma delle teste di serie del gruppo di Sinner fa 17, la somma delle teste di serie del gruppo di Zverev fa 19, quindi a livello numerico il girone è più complicato e poi dà anche una semifinale più complicata, quindi sorteggio non molto favorevole. Era preferibile Alcaraz nel girone perché almeno eri certo, anche perdendoci, di togliertelo fino alla finale. È un po' quello che successe l'anno scorso con Djokovic, che sì, Sinner poi vinse e perse la finale, però ecco, qua arrivare secondi si rischia una semifinale con Alcaraz, arrivare primi si rischia una semifinale forse con Zverev, forse con Zverev o forse con Alcaraz, dipende da quale versione dello spagnolo vedremo a Torino, però comunque una semifinale molto più complicata del magari il primo posto dell'altro girone con Fritz o con un Medvedev che, se è quello visto a Parigi-Bercy, svogliato e pazzoide, scusatemi il termine, insomma, è sicuramente un avversario meno complicato rispetto a quanto è uno dei primi due dell'altro girone. Il programma apre come era abbastanza prevedibile Medvedev-Fritz, che diventa la partita a spareggio per tutte e due, perché chi vince questa partita poi in linea teorica dovrebbe perdere con Sinner e battere De Minaur e quindi passare il turno con due vittorie, e la sera c'è Sinner contro c'è Sinner contro appunto contro De Minaur. Il lunedì c'è le altre partite del girone, quindi Zverev contro Rublev e Alcaraz contro Ruud. Poi le finals funzionano così, non hanno un programma prestabilito. Il martedì del torneo si troveranno le due vincenti, i due perdenti e i due vincenti dei primi due incontri del gruppo A. Ora, poi chiamatelo gruppo Anastasia, ma si fa prima a dire gruppo A e gruppo B. Quindi i due vincenti, che teoricamente dovrebbero essere Sinner e il vincente tra Medvedev e Fritz, nell'altra partita si trovano i due perdenti. Il martedì stessa cosa nell'altro girone, quindi presumibilmente il mercoledì, scusate, presumibilmente mercoledì sera, martedì sera ci dovrebbe essere Sinner Medvedev e mercoledì sera ci dovrebbe essere Zverev Alcaraz. Vi dico queste date per chi ha i biglietti per Torino. E poi il giovedì e il venerdì si affrontano, nel girone, le due partite da finire, con presumibilmente in serale la partita chiave della giornata, quella dove magari entrambi sono in lotta per qualificarsi, dove magari non c'è il conto set. Questa è una cosa, il programma lo stabiliranno ovviamente strada facendo, perché ad oggi sappiamo soltanto il programma della prima giornata, quindi poi le combinazioni di orario vengono decise anche in base alla spettacolarità delle partite. Ed è questo il motivo per cui qualcuno nel gruppo WhatsApp e nei gruppi Telegram mi ha chiesto perché le partite del mercoledì e del giovedì alle finals, cioè scusate, del giovedì e del venerdì alle finals costano meno, perché c'è il rischio di andare a vedere l'amichevole che chiude il girone. Il sabato probabilmente le due semifinali giocheranno nel pomeriggio, la semifinale con il primo del girone di Sinner contro il secondo del girone di Zverev, e il sabato sera il primo del girone, oppure l'incontrario, ma credo che siccome finirà
prima il girone di Sinner, cioè il girone di Sinner finirà il giovedì e il girone di Zverev finirà il venerdì, daranno il serale al primo del gruppo di Zverev. Quindi io presumo, questa è un'idea mia, che a giocare il pomeriggio del sabato sarà il primo del girone di Sinner, e a giocare la domenica e a giocare il sabato sera, giocare il sabato pomeriggio sarà il primo del girone di Sinner, e a giocare il sabato sera sarà il primo del girone di Zverev, e poi chiaramente domenica la finale, domenica 17 la finale, bisogna vedere chi ci arriva. Diamo un'occhiata, già che ci siamo, anche al tabellone del doppio che Boleri Vavassori trovano Averardo e Pavic, trovano Popanna e Eden e trovano Kravets e Puez, per un totale somma del torneo che fa 1 più 4, 5 più 6, 11 più 8, 19. Quindi girone più semplice di quello di Granollers de Ballos, Colfer, Mekic, Purcell, Thompson e il Vora Patten, che la cui somma fa 17. Come vedete, i gironi vengono sommati o 17 o 19, chiaramente dipende potrebbero venire 17 pari se il 18 pari se si invertono il 5, il 6, il 7 e l'8, però insomma lo scarto massimo è di 2, e può succedere che chiaramente un girone abbia da questo coefficiente, la somma Tommasi. Si capisce il girone più difficile delle ATP Finals, che in questo caso è il girone Mike Bryan, il girone B, mentre è un pochino teoricamente più semplice il gruppo, almeno sulla carta, il gruppo di Bolelli e Vavassori, che appunto fa una somma un pochino più alta. E anche qua l'esordio pomeridiano, probabilmente l'esordio mattutino, sarà in questo caso per credo vado a naso, ma dovrebbero esordire la testa di serie numero 1 nella mattina, per dare poi la possibilità agli spettatori del serale di vedersi Borelli e Vavassori contro la coppia numero 6. Quindi è abbastanza probabile che la domenica, scusate, no, forse no, forse la domenica gioca il gruppo B, perché gioca il gruppo A di singolare, e il lunedì dovrebbero esordire Borelli Vavassori, perché dovrebbero fare l'inverso, nel senso che nel singolare se gioca il gruppo A nel doppio gioca il gruppo B, se gioca il gruppo B nel doppio gioca il gruppo A, tanto per capirsi poi i nomi del tennista, quello poco cambia. Però ecco, quindi Borelli Vavassori probabilmente andranno la prima partita del serale del lunedì, questo ripeto, sempre per chi ha i biglietti delle ATP Finals. Io credo di avervi detto tutto, ci vediamo nella settimana delle Finals. Intanto ci vediamo domani sera, perché il Fantatennis deve scegliere lui nel percorso tornei, deve essere ancora deciso i tennisti, e saranno decisi nel sorteggio di domani sera alle 19. Quindi ci rivedremo domani alle 19. Io spero di avervi illustrato abbastanza bene il meccanismo delle Finals, il meccanismo del doppio, a parte i gironi invertiti. Poi è lo stesso: chi vince la prima partita si affronta nella partita della mattina, perché cominciano la mattina del doppio. Chi perde la prima partita si affronta la mattina della seconda giornata nel girone, chi vince va in serale, e poi la terza partita, chiaramente sempre in base a quanto è decisiva. Quindi io spero di avervi detto tutto, spero di avervi illustrato un po' anche il meccanismo delle ATP Finals, in modo che chi ha
i fortunati che hanno i fortunati e gli intrepidi, perché insomma un biglietto alle Finals quest'anno veramente costava un rene, che vanno a Torino. L'augurio è ovviamente un buon divertimento, fate il tifo per Sinner anche per me, e soprattutto avrete una mezza idea di quello che potrete vedere. Ciao a tutti e alla prossima!